Salve ragazzi, buongiorno. Allora, oggi ho veramente tanto da fare, è venerdì 4 ottobre e domani ho un matrimonio, nel senso, domani ho un servizio fotografico matrimoniale, devo andare a Grotta di Cazzo nel mio paese a prendere ancora alcune cose dal mio studio e se vi va, venite con me, tenetemi compagnia e parliamo un pochino del mio lavoro da fotografo. Allora, computer mi serve, disco fisso. No, scherzo, la Switch no. Come ho imparato a usare solo una mano da quando vloggo? Iago, ma lo dice a tutti perché dobbiamo mettere una sedia sul divano? Che succede se non mettiamo questa sedia? Dov'è che dormi tu se non mettiamo quella sedia? Sul divano? Sì, sul divano, vero? Sì, piccolo. Bacio, bacio. Sì. Devo assolutamente ricordare di prendere un cavo per il caricatore di queste batterie e devo prendere due batterie stilo di riserva per il trigger e poi vi mostro anche a grotte cos'altro serve. Andiamo, dai! Mentre guido non riprendo perché può essere pericoloso, perlomeno non ho un attacco per l'Osmo Action, quindi ci vediamo direttamente a casa Grotte. Eccoci qua ragazzi, c'è un po' di disordine perché sto facendo dei lavori in casa, sto sistemando una stanza, quindi tutto quello che era lì dentro l'ho messo un po' sparso per la casa e c'è un po' di disordine. E questo è il mio studio fotografico dove faccio i lavori, diciamo, dove faccio i servizi fotografici, ritratti, oggetti, cose per aziende. Mentre qui c'è la mia scrivania, la mia postazione. Guardate, poi vi mostrerò anche le due compostelle. Allora adesso devo fare un pochino di ordine nel computer, devo prendere qualche oggetto, possiamo anche ripartire perché non ci fermiamo qua. Queste le mie vecchie scarpe, la sportiva, le Salomon. Addosso ho le scarpe nuove che non vi mostro, ci faccio un video dedicato solo per scarpe, perché c'è tantissima differenza tra le scarpe che avevo finora e le scarpe che ho adesso ai piedi. Vediamo anche come si comportano. Ed è con dispiacere che mi accorgo che mi mancano dei file del cammino portoghese di alcune tappe. Speravo che durante il copia qualche file si fosse perso, ma no, come difficile che capita, infatti, no? Quindi devo rimediare, cioè qua in qualche video ci sarò io alla fine che faccio la conclusione oppure che spiego cos'è che è successo. Vabbè, niente. Allora, prendo le ultime cose che mi servono per domani e si ritorna a Monteviascone. E a volte è proprio un cavetto come questo che ti può rovinare tutto il lavoro perché con questo cavo, per esempio, carico le batterie del flash. Senza batterie del flash non posso fare le foto col flash, no? Il cliente ha chiesto anche una cosetta un pochino più particolare, cioè fare le foto agli ospiti, agli invitati e stamparle direttamente. Quindi io mi porterò dietro il mio flash con un Octabox, uno stativo, ma per sicurezza, se dovesse succedere qualcosa, perché può sempre succedere tutto, bisogna avere un backup di ogni cosa, nel senso, mi si rompe il flash, devo avere una sostituzione, qualcosa che sostituisce il flash, mi si rompe una macchina fotografica, ne devo avere un'altra. Questo è proprio l'ABC della fotografia matrimoniale, cioè di quegli eventi che non sono ripetibili e quindi bisogna essere preparati a tutto o almeno quasi a tutto, dai, a tutto non si può essere preparati, ma quasi. Allora, però, se mi porto dietro quel flash, ho bisogno anche di un Octabox per quel flash ed è questo. Poi, per utilizzare quel flash, ho bisogno di un adattatore, questo. Quest'affarino funziona con delle batterie a bottone che devo portarmi dietro per sicurezza dovessero scaricarsi. Come vedete, organizzare un evento del genere, per fotografare un evento del genere, non è affatto facile, perché comunque il fotografo ha la responsabilità della consegna del servizio, cioè io devo in un modo o nell'altro consegnare l'album fotografico e le fotografie e non deve succedere niente in mezzo, niente di grave. Il cavo, una polunga e un adattatore, non si sa mai. Prendo anche i filtri ND per la Osmo Action perché devo fare la recensione dell'Osmo Action e di questi filtri che mi ha mandato come al solito la Freewell con la quale ormai collaboro ogni tanto. Ma ci credete che ho grosse difficoltà a trovare un muratore che mi fa due cosine in questa stanza? Cioè, ragazzi, non le trovo, non lo sto trovando e non so come fare. Ok, di nuovo a Monteviascone, ho messo a caricare la batteria per il flash. Vi mostro anche lo zaino nella quale metto l'attrezzatura. Macchina fotografica principale,
questa macchina fotografica ha la doppia schedina, non so se lo potete vedere, almeno ho sempre un backup se dovesse rompere una. Macchina fotografica secondaria, una 6500, quella che ho usato per riprendere il cammino francese. Flash, obiettivo, obiettivo, questo è per il flash a distanza, pompetta per pulire gli obiettivi e la macchinetta. Qui ho gli accessori, però vi mostro anche una parte dell'attrezzatura che mi porto con me. Questo è il softbox per il flash, questo lo attacco in questo cavalletto, questo stativo, un cavalletto. Porto anche un cavalletto per sicurezza, la borsetta laterale molto comoda, la museruola del cane non mi serve e neanche i bastoncini per la tenda. Che devo ancora mettere via. Abbiamo il softbox per la torcia, 600 watt, e il cavo. E adesso si va a Roma. Sì, oggi è una giornataccia. Si va a Roma, ho da fare un paio d'ore, devo vedere una persona. E anche se devo essere a Roma alle 3, parto all'una, 2 ore per sicurezza. E sono 120 km da fare, passo per l'autostrada. Yagù, ci vediamo stasera. Vediamo stasera. Finalmente a casa. Oh, sono proprio stanco. Adesso andiamo a aprire Iago che è stato chiuso nel tugurio. Questo ragazzi è il tugurio. Questo è uno spazio tutto suo. Iago, ti sei divertito? Eh? Ti devo aprire? Mettiti seduto. Vedete proprio, c'è poca luce. Seduto. Bravo. Vai. Vai a casa, Iago, a casa che c'è il cancello aperto. Casa, vieni qua, vieni qua, piccolo, piccolo. Non so se questo genere di video vi possa piacere, non so neanche se lo metto sul primo o sul secondo canale, ma credo sul secondo. Mi piacerebbe anche farmi un pochino di pubblicità, cioè la mia attività da fotografo. Comunque potete, io ho ancora un sito che non tratta tanto di fotografia, ma dateci un'occhiata a www.darionicolai.it. Prossimamente cercherò di migliorarlo e renderlo un pochino più il sito di un fotografo, anche se un po' mi dispiace perché sì, sono un fotografo, nel senso faccio matrimoni da anni, ma avere un sito troppo dedicato a una cosa un po' mi dispiace, però certo è una cosa un pochino più professionale. Lasciatemi un pollice in su se vi piace questo genere di video. Iscrivetevi al canale, ragazzi, è una cosa che ripeto sempre perché è importante. Attivate la campanellina per ricevere una notifica da YouTube quando esce un mio nuovo video. Buongiorno! Allora, mi trovo in macchina e stiamo andando al matrimonio che si svolge Soratte, vicino a Roma. E in macchina siamo con Luca che mi aiuta a fare il servizio. Buongiorno. C'è anche Lisa che, vabbè, fa un po' l'ombrosa perché è tesa che deve fare la testimone. Gli sposi sono degli amici, ma sono dei clienti molto esigenti, diciamo, dai. Ragazzi, guardate che posto, che location. Ci troviamo all'abbazia di Sant'Andrea, vicinissimo a Soratte, l'uscita autostradale Soratte, e abbiamo montato il flash, il 600 watt per sicurezza, almeno con questo lo può utilizzare anche Luca con la sua Nikon. E adesso andiamo a fare un giretto. Che posto, bello bello bello, aperitivo e la musica. Ah, bello, guardate che bello, la luce c'è a sufficienza per non dover utilizzare il flash. Io fotografo senza utilizzare il flash, cioè soltanto quando devo, assolutamente. La fonte battesimale, perché è un matrimonio con un battesimo. Guardate che bello. C'è la musica, spettacolo. Dai, adesso cominciamo a fare qualche scatto. Bello, bello, bello. Allora, parlando con una responsabile, mi ha detto che la prima parte di questa chiesa è stata fatta nel VI secolo e la parte qua fuori invece nell'undicesimo. Hanno ampliato nell'undicesimo secolo. Gli affreschi invece sono del XIII secolo.
Ragazzi, questa è storia, questo qui fa parte, questa chiesa fa parte dei beni culturali, infatti qui ci sono delle regole da rispettare, non si può tirare il riso e cose del genere. Allora, sono le 10:40 e alle 11 arriva la sposa, alle 11 si inizia con la cerimonia, è un matrimonio con battesimo, quindi un'ora e mezza bisogna considerarli. Allora ragazzi, io non ho ripreso più di tanto perché avevo da fare, la cerimonia è finita, gli ospiti stanno andando via, il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Ora ho già messo via tutta la mia attrezzatura, mettiamo via anche l'attrezzatura di Luca e ci vediamo a casa. È il giorno dopo, come avete visto non vi posso mostrare le foto della cerimonia o della festa, per motivi di privacy bisogna rispettare comunque le decisioni dei sposi, dei clienti. Io spero che questo video comunque vi sia piaciuto, mi sono detto ma perché non mostrare quello che faccio quando non cammino, poi chi mi conosce da tanto tempo, da anni, sa che io comunque ho iniziato con il canale YouTube parlando proprio di fotografia, cosa che poi questo inverno voglio un pochino riprendere. Il lavoro del fotografo inizia adesso perché finora abbiamo fatto soltanto la parte più divertente, no? Il rapporto col cliente e la festa, la cerimonia, era una questione sì di responsabilità, ma adesso inizia proprio tutta la parte un pochino più noiosa che con il cliente adesso si fa la post-produzione, si scelgono le foto da mettere nell'album e poi avviene la consegna. Io vi ringrazio di aver visto questo video che io volevo addirittura mettere sul mio secondo canale, invece poi ho deciso di metterlo sul primo anche per mostrarvi quello che faccio quando non cammino. A breve comunque usciranno di nuovo i video del cammino portoghese. Ho voluto mettere un video anche per spezzare un pochino la serie. E niente ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio e ciao!